Mi sono sempre chiesta, ma cosa sta dietro una persona brillante? Chi è questo giocoliere innato che non è mai permaloso, che riesce a cambiare anche gli umori degli altri attori della sua ipotetica giostra? Come fa a trovare sempre la poesia anche in contesti di vita apparentemente spenti? Cosa sta dietro una persona del genere? Allora ho fatto una ricerca ed ecco cosa ho trovato. Sembra che le persone brillanti cercano sempre di immergersi in situazioni emotivamente alte, cercano sempre fuori dal loro comfort zone. La maggioranza invece cerca il conforto, cerca questa esistenza sempre confortevole, perché magari si chiede perché mai devo togliermi questo cuscino così caldo, così morbido, e perché mai devo cambiare la mia esistenza così confortevole. Invece le menti brillanti cercano l'opposto. Si nutrono dai cambiamenti per evolvere, per essere soddisfatti. Vi faccio alcuni esempi. Tipo, non so, è più facile mangiare del cioccolato e rimanere sul divano piuttosto che scegliere una dieta sana. È più facile procrastinare, non so, andare in palestra oppure anche degli esami medici per quanto riguarda la nostra salute, anche se dentro di noi sappiamo che c'è qualcosa che non va, però è più facile girarsi d'altra parte e far finta di nulla. Oppure, non so, anche delle persone che hanno delle ambizioni spirituali e è più difficile che magari si chiedono aspetta perché forse quello che pensavo fino ad ora non è proprio così. Poi sono costantemente curiosi, ma lo fanno in modo del tutto ingenuo, leggono tanto, ascoltano tanto, assorbono un sacco di informazioni dall'ambiente circostante e lo fanno non perché devono, ma perché è divertente così. Sono interessati alle cose oscure piuttosto, perché ci sono tanti punti di domanda lì, perché ci sono tanti dubbi, o alle cose di nicchia, perché fanno pensare. E tutto questo, tutta questa loro curiosità parte da una motivazione intrinseca e non hanno bisogno di incentivi esterni, non devono dimostrare che sono i migliori. I veri brillanti sono sorprendentemente umili perché sanno quanto hanno ancora da imparare, non pensano di loro di essere intelligenti, forse ambiziosi, e sanno invece di essere curiosi. Perché non hanno nulla da dimostrare a nessuno del mondo esterno, lo fanno perché, come dicevo prima, per un loro bisogno intrinseco, perché hanno una motivazione forte dentro. E se a te piace imparare, se sei curioso, però pensi di non essere intelligente, molto probabilmente lo sei. Un'altra caratteristica comune è questa: riescono a lavorare ore e ore continuamente o leggere o non so, studiare senza sentire il bisogno di dormire, di mangiare, dove magari gli altri dopo un'ora di studio devono staccare perché non riescono a mantenere il focus su quello che fanno. Invece loro riescono ad andare molto oltre, vanno oltre, e questa loro abilità li aiuta a imparare, a creare, a riuscire in tutti gli ambiti della vita, dove magari loro riescono ad avere delle cose senza un gran fatica nella loro opinione, gli altri magari affaticano molto di più per molto meno. E non hanno paura di fallire, sperimentano tantissimo perché sanno che comunque non devono dimostrare nulla a nessuno e sanno che anche i grandi geni hanno errato tantissime volte, centinaia di volte prima di cambiare il mondo. Mentre altri argomenti interessanti stanno per arrivare, fatemi sapere se avete delle persone brillanti intorno a voi e come impattano sulla vostra esistenza, vita in generale. Grazie mille, ci vediamo tra una settimana. Ah, iscrivetevi al mio canale, ecco una cosa importante.